Luigi Brasiello, oggi l'addio alla Camera di Commercio, un bilancio di questi 8 anni presso l'ente camerale? Intanto è un addio sofferto, molto sofferto. Bilancio positivissimo perché l'ente camerale che lascio oggi è un ente in salute, che non ha nessun tipo di problema dal punto di vista economico, che ha fatto tutto quello che doveva fare per fronteggiare situazioni di emergenza del nostro territorio. Il rammarico però c'è, è inutile dirlo, il rammarico di lasciare un mondo che è quello del sistema camerale, che per 8 anni mi ha dato tanto, veramente tanto, e mi ha formato sotto tanti aspetti. Ecco, il rammarico di dover dare queste dimissioni, ma sono certo, insomma, che la Camera di Commercio nel futuro continuerà a collaborare con il Comune, anzi anche in maniera più stretta, vista la mia provenienza, nel solo interesse delle imprese e dei cittadini di Serri. Ieri a Roma ha partecipato all'assemblea di Unioncamere. Quali sono le condizioni dell'economia anche rispetto ad un quadro nazionale? Ma difficile ovviamente, tutti i territori stanno enormemente soffrendo. Ieri c'è stato questo saluto a Roma sostanzialmente, io ho trovato 80 di presidenti di Camere di Commercio che mi hanno voluto personalmente salutare, ai quali sono grato perché in questi anni abbiamo veramente collaborato tanto. In un momento difficilissimo dove lo stesso sistema camerale si sta autoriformando. E io credo che nel prossimo futuro, tra qualche mese, avremo delle novità anche a livello camerale. L'idea del sistema nazionale è quello di andare probabilmente verso una camera per regione, quindi regionalizzare le camere di commercio anche per dare segnali importanti alle imprese. Credo che sia un atto dovuto, tra virgolette, però aspettiamo gli input del nazionale e poi vedremo che cosa fare tra Isernia e Campobasso. Per quanto riguarda la Giunta, invece, come procedono i lavori? È stato definito il numero? Si è in dirittura d'arrivo? Ma diciamo che stiamo lavorando, siamo in dirittura d'arrivo. Io il passaggio finale lo farò lunedì con tutti i movimenti e i partiti che mi hanno sostenuto. Ho già incontrato molti di loro, ho sentito, ho ascoltato, ho meditato, ho pensato. Credo quindi che a metà settimana molto probabilmente avremo i nomi dei nuovi assessori, ma tranquillamente, insomma, non mi hanno creato molti problemi fino a questo momento, vedremo se sarà così fino alla fine. Quante donne ci saranno in giunta? Mi auguro tante, ma non tanto per il fatto che ci debba essere necessariamente la parità, io non credo in questo, credo invece nella professionalità delle donne che sono state elette. Ecco, questo è un fatto importante, per cui sicuramente ci avvarremo della presenza femminile e vedremo quante, ma ci saranno.